Zlatan, aspetta, sì, è tornato l'audio un attimo. Sì. Sì, perché tanti parlano di Champions, Arrigo Sacchi ne ha vinte due e con una battuta ha detto che se non avevi il 46 o il 47 di piede, non lo so, forse non ci arrivavi su quella zampata del primo gol. Possibile, non lo so, però anche Sacchi sembra geloso perché sta parlando troppo, deve parlare meno in televisione e anche in giornale, se lui vuole qualcosa mi devi venire a me a parlare. Era un complimento alla fine. No, però anche parlato prima, quando ero in Barcellona, non solo adesso. Ma io credo di poter esprimere con correttezza ed educazione quello che penso, senza offendere le persone, non credo di averti mai offeso. Però... se vuoi qualcosa vieni da me, non solo in televisione. Ma io non voglio nulla, mi chiedono le cose perché parli troppo. E dico quello che penso, ripeto, va senza bene. Mai offendere. Non mi dà niente, non mi dà motivazione, è solo che quando uno parla troppo, e tu sei uno di loro. Ma io credo che questo non è tanto educato da parte tua. Anche in Barcellona ho sentito troppo negativo. Ma chi fa il critico ha il diritto e anche il dovere di fare un'analisi, magari non è secondo te corretta, però da qui a questo tipo di atteggiamento ce ne piove. Però devi anche essere realistico, perché a tempo in Barcellona era solo cose critiche. Però va bene, questo sta per te, tu puoi pensare come vuoi. Io faccio il mio gioco, se non ti piace non mi guardi. Ma tra l'altro hai avuto solo parole belle stasera. Non è questo, guarda, è sempre un rapporto, ripeto, di correttezza e di rispetto che ci deve essere. Io esprimo quello che penso, rispetto. Non mi devi spiegare niente. Però devo dirti che dovrai imparare anche l'educazione. Sì, va bene. Credo che sì, adesso tra l'altro deve anche andare Zlatan, non so. Insomma, è stato chiarissimo in tutti i modi, anche se sinceramente a noi qui è sembrato un pochino stonata questa uscita, anche perché eravamo tutti qui a magnificare la sua prestazione. Ci spiace se Zlatan ce l'è presa. Quando attaccavamo eravamo grosso modo così. Quando eravamo vicino all'area io volevo sempre tre giocatori, che poteva essere questo Donadoni, questo Van Basten e questo Gullit, oppure poteva essere questo Gullit, questo Van Basten e questo Donadoni, oppure poteva essere Colombo qui e Donadoni qua. Poi succedeva delle volte che questo andava ad aiutare e allora in questo momento ci trovavamo con questo giocatore che andava, si centrava. Cioè, le posizioni non erano mai fisse, i sincronismi erano importanti, non aspettavano là, ci arrivavano. Questo riceveva la palla, guardava in questa direzione, questo andava dalla palla, il più vicino lo andava a aiutare, questo attaccava il primo palo, questo il secondo, questo veniva dietro, formando sempre, vedete cosa si formano? Sempre dei triangoli. E questo creava problemi alla squadra avversaria, però erano importanti molto i tempi, le distanze. Le distanze voleva dire che già allora, adesso ancora di più, un passaggio di 10 metri è un passaggio che tutti sono in grado in Serie A di fare. È preciso e veloce, è raso terra. Un passaggio di 40 metri è poco preciso, non è raso terra, è alto e non, quello che la riceverà non avrà collaborazione, perché sarà isolato. In più il difensore avversario che marca un giocatore a 40 metri ha solo un problema, quello dell'anticipo, ma con la palla a 10 metri ha paura che l'attacchi in profondità e allora sarà più attento a coprire lo spazio che a anticipare. Quindi muoversi come un organetto. Noi eravamo disposti anche con Maradona e Careca a essere 2 contro 2. Se questo veniva incontro e questo l'andava a seguire, questo immediatamente si posizionava in una posizione intermedia. Il terzino immediatamente cercava di stringere. Erano tutti movimenti sincronizzati. La cosa più difficile, che permetteva a noi di non perdere un giocatore. Le squadre italiane in genere, se hanno Maradona e Careca,
hanno tre giocatori sempre fissi, hanno perso un giocatore. Parlavo di triangoli. Se un attaccante andava qua e questo giocatore aveva la palla, e io avevo due attaccanti qua, e anche Vani fosse andato qua, o Ancelotti, è evidente che per fare un triangolo è questo. Se c'era già uno largo, questo faceva questo movimento. Se invece questo andava, l'altro veniva in questo modo. Se i due attaccanti, questo aveva la palla, questo veniva incontro, e questo gli andava oltre. Cioè tutti i movimenti sincronizzati nello stesso tempo, differenti, per confondere sempre di più gli altri. Io non avevo tanti giocatori che nell'uno contro uno fossero così bravi, e credevo molto nella velocità. Noi facevamo degli allenamenti anche senza pallone, succedeva, non so, che io dicevo Giovanni Galli, voleva dire che era lui che aveva la palla, lui guardava di qua, allora questo giocatore faceva un movimento in profondità, immediatamente questo si spostava, quest'altro si spostava, quest'altro si avvicinava. Poi quando, dopo dicevo Tassotti, lui guardava avanti e c'era un movimento, perché quello che non, il problema non era tecnico, anche con le mani si muovevano male. Se questa sera siete d'accordo. Secondo me neanche stasera. Ma io mi siedo però Allegri, guarda. Ma, guarda, non ti fa tanto onore, visto la mia storia e la tua storia. Vabbè Arrigo, però se sei permaloso. No! Mi hanno insegnato ad ascoltare tutti, poi decido da chi prendere e da chi non prendere. Anzi, a volte quelli che secondo che io valuto a un certo livello faccio il contrario e quindi mi rimane facile. La domanda di Arrigo, partiamo no, da no, non sono disposto a parlare, quindi non faccio Arrigo. Nessuna domanda. Arrigo, la domanda. Quando avrà imparato il rispetto che si devono alle persone, allora parlerò. Ma Arrigo, ma scusa, abbia pazienza, ma io rispetto ne do, cioè ho risposto solamente a cui ho fatto una battuta. Non ci troviamo d'accordo, d'altra parte forse ci sono di Livorno le battute, sì, ma anche adesso, non le capiscono. Faccio il contrario, no. Di quello, vabbè, io ti auguro di vincere anche delle coppe dei campioni, tanto che sei lì, dai, lasciamo Arrigo, perdere. Io non ferma. No, ora sto perdendo la calma. Io non ho offeso nessuno, ho fatto solamente una battuta. Purtroppo, chi non capisce non è colpa mia. Io rispetto tutti, dico solamente che... No, perché l'altra sera non sei stato rispettoso per nulla. E anche stasera perché hai detto con certe persone faccio il contrario. Io non sono stupido. Ho forse anche più di esperienza Scusa. Te. Quindi lasciamo stare. Max, io ti auguro di andare bene, di avere tanti successi. Guarda, non ce l'ho assolutamente con te. Anzi, ti devo dire che io ho sempre pensato che fossi una persona... per bene, una persona educata è anche un buon allenatore e sono anche mediamente intelligente, ecco, ma non sono sicuro. Benissimo. Però ecco, io credo che dovresti avere più rispetto per una persona che è del mestiere e che ha fatto solo un'analisi tecnica l'altra sera, invece sei partito arrogante e presuntuoso. Arrigo, ma cioè, non è che io possa essere d'accordo con te. Se te vedi una partita, te vedo una, ti faccio l'allenatore, te stai lì a commentare. Voglio dire, credo che. Arrigo, cioè, io nella mia vita non l'ho mai detto così a nessuno e ti posso dire che ho avuto dei sì, ma 25 anni fa non c'erano anche le televisioni. Sì, vabbè, lasciamo stare. Aggiornati, dai. Ciao Arrigo. Ciao. La sensazione che si è avuta è che la Juventus, inconsciamente o consciamente, abbia giocato più per il pareggio che per vincere la partita. Gli altri con i pregi, perché hanno dei pregi, è una squadra difficile, ostica, sicuramente complicata, però hanno cercato forse un attimino di più di vincerlo. Ci sono stati pochissimi tiri in porta, è stata una partita sotto questo aspetto non brillante, però loro qualche tiro l'hanno dato almeno. Ma Arrigo, io e te non ci troviamo mai d'accordo. Non capisco, o te guardi un'altra partita o ne vedo un'altra io. La rivedremo tutti e due assieme, dai. No, perché credo che abbiamo due concetti di calcio completamente diversi, perché credo che tu ami molto di più l'Atletico Madrid per come gioca e magari
un po' meno le squadre che, no, no, che hanno tentato ho detto di giocare che... come stasera. No, no, a me non piace l'Atletico Madrid e come gioca. Complimenti a tutti, cioè, alla fine non è un evento per il calcio, è sempre le sport. Sport è la cosa culturale che di più possiamo educare ai nostri figli. La forza che ha le sport non ce l'ha un'altra cosa. Cioè, hai detto prima che nel calcio italiano non mancano talenti, che è solo questione di tempo e che stanno venendo fuori. Allora ti chiedo, qual è il maggior talento che in questo momento ti ispira del calcio italiano? No, non è questo del singolo di una persona. Io sempre ritengo che paese come l'Italia, come la Spagna, come la Germania, come il Brasile, il talento sempre c'è. Giocatori bravi, giovani, sempre ci sono, sempre, come allenatori. Tu sempre. Pensi che loro, molti di loro forse non lo sanno. Siamo vicecampioni d'Europa nell'Under 17, vicecampioni d'Europa nell'Under 19, terzi nell'Under 20. Cosa significa questo? Allora, ecco, bravi. Pepe, in Italia un piccolo Guardiola può essere De Zerbi? Arrigolo, mi hanno parlato molto, molto, molto bene di lui. Della sua squadra, io credo, io sono con questo, con Arrigo l'abbiamo condiviso, insomma. Giudichiamo i risultati, ma dobbiamo vedere che sicuro che ci sono allenatori bravi giovani che oggi la gente è molto preparata, credo di più della nostra generazione, molto molto preparata, ogni volta è più difficile trovare l'avversario perché sono un gruppo di lavoro molto molto buono. A parte Cristiano Ronaldo, qual è il giocatore della Serie A che le piace di più? Ci sono tanti, non è una questione di uno, ci sono tanti. A me mi piace vedere la squadra che è come tutti, ognuno fa o vede quello che gli piace. Ci sono squadre, giocatori che mi piacciono vedere, la guarda, che no, sto un'altra roba. Ancelotti è un bravo, Insigne. Senza dubbio. Mister, si aspettava che Sarri riuscisse ad imporre le sue idee così in fretta anche in Inghilterra? Sì. Guarderai il derby e ti chiedo come vedresti Modric all'Inter? Ma questo è, come si chiama, fantacalcio? Come si chiama? No, quando è la trasferta di parlare ai giocatori l'anno prossimo. Adesso è chiuso il mercato. Hai visto invece Gattuso? Che ne pensi di questo nuovo? Mi hanno parlato molto bene di lui. Ci sono un preparatore atletico nella mia squadra Manchester City che ha lavorato con lui nel Pisa, forse? È stato nel Pisa? Può essere, sì. E mi parla benissimo. Quindi con questo io ritengo questo. Mi fido di più, mi dispiace per voi, dei giocatori che hanno stato con l'allenatore, che è la vostra opinione, mi dispiace. La VAR ci vuole anche in Champions? Come? La VAR anche in Champions? Prima o poi sarà, sì, sì, ci sarà sicuro. Guardiola, can we have a quote on Henry as new manager of Monaco? I'm so happy for him. So, so happy. He deserves all the best. So he was my old player. And yesterday I sent him a message and hopefully he can do a good job in Monaco. So he deserves it. He's a very nice guy. Se tu sai che Ancelotti siete i maestri del calcio, Mazzone che cos'era? Ah, ma Mazzone è stato il più forte di tutto. Mi dispiace Arrigo, ma Mazzone, Carletto. Ah, no, Carletto. Carletto è un fenomeno. No, perché sotto la curva. È un fenomeno. No, tanti anni fa. Dico, sì, la prima volta che è stato a Brescia era un Brescia-Atalanta. E è andato sotto la curva e ho pensato, che cazzo faccio qua? Le persone per bene se meritano tutto, mi ha aiutato molto un periodo duro della mia carriera qua in Brescia, il primo mese, e è stata una persona per bene. Forse può vedere queste parole e gli mando un abbraccio fortissimo a lui e alla sua famiglia. Il tuo ritorno in Italia è un'ossessione oppure un dolce pensiero? Io in Italia vengo spesso quando posso, insomma, mi piace molto il vostro paese, molto. Non parlo lavorativamente. Sto lavorando qua. No, mi piace molto il vostro paese, ce l'ho amici e quando pongo mi scappo. Quel futuro dirà. C'è qualcosa che ti manca di più dell'Italia? Come? C'è qualcosa che ti manca particolarmente? No, mi piace venire qua, mi piace la gente. Sono molto simile ai catalani e spagnoli, sì, quindi mangiamo bene, c'è luce, amore alla vita, quindi... No, non lo so, questa cosa si passa o succederanno. Anche un tema che la Juventus ha sollevato, un tema arbitrale, ecco, poco fa il direttore generale Marotta ha detto non possiamo consentire che il calcio italiano sia trattato così, ecco, questo ne va un po' dell'immagine, lei che ne pensa? Dai, la Juve è troppo forte, dai,
La Juve è troppo grande come storia, non si possono lamentare. Ho letto dopo la partita andata che io ho arbitrato la partita. Non si possono lamentare, vai. Quando si perde uno va a casa, le stringe le mani e impara che posso fare per la Juventus, non si può lamentare. È come il Bayern di Monaco quando perde contro il Madrid 0-4, quando ha perso contro il Barcellona, fa i complimenti agli altri, le fa, che il calcio è questo, a volte succedono così. Se l'hanno avuto la palla gol del terzo gol de Cuadrado, le due palle gol che ha avuto Morata, forse un gol in fuorigioco, sì forse, ma questo è il gioco, a volte queste cose succedono. Sandro, a voi Guardiola. Sacchi e poi Cesari, prima Arrigo. Ciao Pep, complimenti. Ciao. Ciao, ma al 69esimo tu pensavi di potercela ancora fare? E se facciamo un gol sì, no. Come stavamo giocando no, ma nel calcio a volte queste cose. Io al minuto 60-65 in Torino non pensavo che la Juventus poteva fare due gol, non avevano passato da metà campo. Quindi l'avevamo parlato nel spogliatoio, perché quella situazione dopo il 2-1, che diciamo che la Juventus ha difeso male? No, semplicemente è una questione emozionale, lo stesso che è successo a Torino. Quindi in queste partite la questione emozionale entrano tanto. Noi dopo il 2-1 l'abbiamo gestito bene, abbiamo attaccato con pazienza senza prendere nessun contropiedi. E poi abbiamo la fortuna di tenere giocatori uno contro uno che non ci hanno fatto la differenza. Cesare. Pep, scusa, volevo dire una cosa. Vai. Pep, sommando i 65 minuti di Torino e gli ultimi 25 di Monaco, sarebbe una grandissima squadra. Riesci a fare 90 minuti interi la prossima volta? Me lo auguro. Ma sai che succede, Enrico? Che gli altri sono bravi pure sono bravi. Sì, noi siamo bravi, ma gli altri pure. E poi quando giochi contro Pogba, contro Morata, che vale spazio come nessun altro, questi giocatori fisici, io lo vedevo prima di uscire del campo, sono grossi, sono alti, ci superano due teste, sono grandi campioni. So vedere a Vanucci, a Varsagli, a Buffon, a Hernanes, tutti quanti, sono una grandissima squadra. Quindi vincere, fare le quattro gol italiani, io davvero devo pensarlo bene. Complimenti Pep, grazie, bocca al lupo. Ed eccoci, yes, here we go for our video thoughts of the day. First of all, it's a Friday once again, and as every Friday, I shaved my beard with this fantastic electric blue, black and grey razor, only 8 euros, very cheap, very great. Però preciso, di nuovo una volta, come ho precisato nelle ultime settimane, gli ultimi venerdì, per chi non l'ha capito, ogni due settimane in realtà io taglio questa parte. Infatti, come vedete, adesso ce l'ho lunga, è trascorsa una settimana, mentre ogni settimana questa parte è qui. Ripeto, questo perché principalmente ho come fonte di ispirazione Aragorn del Signore, from the Lord of the Rings, il Signore degli Anelli. Ovviamente, come ripeto sempre, non gli somiglio, né a lui né all'attore grandissimo Viggo Mortensen, ma semplicemente è un modello di ispirazione, il tipo di barba che credo sia anche la vera barba che un uomo dovrebbe portare, cioè questo significa non oltre le due settimane, ma in tal senso vi invito anche a vedere il video trailer del canale, perché lì parlo appunto della barba, dico un video risalente a 2 mesi fa, dico anche una cosa curiosa, cioè un pensiero interessante ispirato a una frase di Shakespeare. Poi, yes, point 2, it's a Friday once again. And as every Friday, I have seen my favorite broadcast on cinema, conducted by the mythical Gigi Marzullo, era on the main channel Rai 1, and sì, come dico. Uscita sala, dopo la visione dei film, poi si commentano gli incassi, il botteghino, insomma, le classifiche dei film, eccetera, eccetera. Ma soprattutto in questo programma il conduttore, appunto, è il nostro mitico
Gigi Maggiulo, secondo me grande uomo di cultura, pronuncia la sua frase calda sul cinema, che ripeto ancora una volta, come sto ripetendo la settimana, fa così: il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà, cinema is dream, cinema is culture, cinema is freedom. Grandissima verità, great fruit. E poi faccio un'altra aggiunta, sì, che mi sono dimenticato, mi dimentico sempre, batta Every Friday, però di notte, quindi tra qualche, cioè di sera, quindi tra qualche ora, I will watch my favorite broadcast on art. Art night is called the broadcast, and on the Rai 5, another great channel, cioè non un altro grande canale, perché Rai 1 io non lo guardo quasi più, lo guardo solo per questa trasmissione praticamente, a parte qualche raro evento come le partite, però Rai 5 è un grande canale di cultura che consiglio anche ovviamente agli italiani, spero qualcun altro lo guarda. Ad ogni modo, questo programma sull'arte, diciamo dura un 2 ore, 2 ore e mezza, molto interessante, veramente, sì. E quest'anno condotto da Neri Marco Re, grande comico qui in Italia, e la scorsa puntata è stata incentrata su Giorgio De Chirico, grandissimo, anzi tra l'altro avrei voluto condividere questo, la parte del programma in cui si parlava di lui, perché mi è fatta questa intervista a lui mentre dipinge un suo bel dipinto e parla un po' con l'intervistatore, un grandissimo pittore che tra l'altro, secondo me, di cui tra l'altro si ispira anche il maestro, Mr. Lynch, praticamente sicuro, praticamente così. Penso soprattutto a Twin Peaks. E poi anche su Lucio Amelio, un grande appunto promotore d'arte, che tra l'altro fece anche conoscere Andy Warhol, con un esponente appunto della la pittura sempre, un altro esponente importante della pittura, comunque un grande appunto promotore d'arte. Leggete un po' la sua biografia se non lo conoscete. Tra l'altro presentato in questo programma, cioè descritto, voglio dire, da Mario Martone, grande regista napoletano e anche comunque un grande regista italiano. Poi, proseguendo, sì, It's a Friday once again, point 3, and as every Friday I was thinking about Hours, la mia serie, ma soprattutto la sua, Mr. Lynch, sulla mia serie musicale on It's a Friday once again. Se tutto va bene, più tardi dovrei caricare il 31esimo episodio, se non erro, anche se non so ancora su che cosa è incentrato, ma poi vedrete da voi stessi quando caricherò l'episodio, questione di ore. E poi, yes, today is a very great Friday and day, because after the birthday of 29 of my ex teacher of philosophy and history of the high school, my teacher of the high school, and after the 80th birthday on March 30th of our great Kenneth Welsh, our mythical Windermere from Twin Peaks, and after the birthday yesterday of the immortal, cioè avrebbe fatto, voglio dire, se fosse stato ancora vivente, 337 anni, Johann Sebastian Bach, di cui spero avete visto anche i video che gli ho dedicato, today are two birthdays, because today I would like to wish a very, 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 very 76th birthday to the mythical coach, Italian coach, and Ben also, because he's also a great man, other the coach, football coach, to Arrigo Sacchi, grande rivoluzionario del calcio, Fusignano. He was born in Fusignano on April 1 of 1946. So he has, has 76 birth years today. Great coach, veramente ha rivoluzionato il calcio, ma sicuramente lo conoscete, parlo soprattutto a chi conosce il calcio. Che dire, non posso dire nulla perché c'è talmente tanto da dire, ma mi piacerebbe solo appunto fargli gli auguri, perché è un grande personaggio, appunto, come ripeto, non solo secondo me del calcio, ma anche come uomo. Vabbè, sì, il suo Milan, sapete, ricorderete, è leggendario, ma peccato solo che in Italia al Mondiale 94 invece fummo eliminati. Comunque, vorrei dire molte altre cose, ma un po' per una questione di tempo, un po' perché sono l'ultimo a dover parlare, perché ci sono state dette tantissime cose su di lui, mi limito a questo. E poi,